È terminata domenica la gara in una giornata non in perfette condizioni fisiche, di tempo e tutto, abbiamo deciso di avere Andrea. Come è andata questa giornata? Ieri giornata di riscaldamento qua al mare, non ho avuto gare. Poi oggi prima gara 6 km, con il mio compagno Jacopo Ceruti ci siamo tenuti spalla a spalla tutta la gara e alla fine abbiamo dato tutto quello che avevamo. E più Jacopo che insegna a te o tu che insegna a Jacopo? No, più Jacopo che insegna a me, diciamo. Ci alterniamo a volte, però io prendo tanto spunto da lui. Qual è la cosa che ti ha fatto appassionare di sport? Tipo magari Sono iniziato a entrare in acqua, facevo i corsi di acquaticità a 3 mesi, proprio quando ero piccolo, grazie ai miei genitori. Poi durante i corsi mi hanno chiesto di andare a fare la prova agonistica e da lì mi sono piaciuto. Fare queste cose qui, anziché fare tutto e fare magari le gare in piscina così, che cosa ti ha deciso di partecipare più di qua? Beh, sicuramente il mare, cioè il mare è sempre stato un posto da piccolo che mi piaceva, quindi ho conosciuto il nuoto e il mare facendo le gare in acqua. Dipende anche dalle condizioni. Beh, sicuramente dipende anche dalle condizioni meteorologiche. Una giornata come oggi, diciamo, è stata abbastanza semplice. Però per esempio a Bergeggi ci sono state occasioni in cui il mare era veramente piatto e quindi è stato più facile. Qual è il posto più bello per partecipare a questo tipo di gare qua? Beh, la mia poca esperienza, perché sono poche gare che ho fatto, è stato sicuramente Bergeggi e tutta l'isola che ha attraversato e girato. Quanto ti piace San Teodoro? Beh, da 1 a 10 diciamo 8. Ci sono sempre state in condizioni meteorologiche un po' brutte, anche l'anno scorso abbiamo provato tutto tempo, però è veramente bello tutto l'evento, tutta l'atmosfera. Se dovessi consigliare a un ragazzo di fare questo sport, cioè quale consiglio daresti a uno che magari non lo conosce personalmente? Che consiglio daresti per uno? Per esempio non giudicare il libro dalla copertina, perché provi la prima volta, magari ti piace e continui così seguendo i propri obiettivi. È uno sport che non si diventa ricchi, giusto? No. Diventa ricchi, però magari popolare sì. Sì, può essere popolare, ma che in base alla propria prestazione può diventare popolare. L'ultima domanda, c'è una persona che vedi che i tuoi risultati e il tuo allenatore che ti ha magari ti ha schiacciato fuori bene? Beh, allora, il mio allenatore sicuramente mi ha dato tutta la parte della prestazione atletica e tecnica. Qua ci sono venuto grazie ai miei genitori, quindi penso proprio a loro di dedicarla a questo. Ok, ti ringraziamo e complimenti e bocca al lupo per anche le altre 2 prove. E penso che la tua stagione non si fermerà lì. No, grazie e bocca al lupo. Grazie.